qui con Vincenzo Salerno, dopo lo stallo è arrivata la nuova giunta. Qual è il suo pensiero? Secondo lei sono state scelte le competenze? Le competenze le verificheremo quando sul campo poi agiranno. Non è una questione di nomi, lo stiamo dicendo sin dal primo giorno, è una questione di metodo e di merito. Quindi ci aspettiamo sin da subito di essere convocati in consiglio comunale per poter verificare alcune cose che sono fondamentali: la verifica dei numeri di maggioranza e quindi capire dopo questo nuovo stravolgimento quali sono le squadre e i sostegni che ha il sindaco, e soprattutto conoscere l'agenda politica intorno alla quale è stata trovata questo nuovo equilibrio, perché quello che a noi interessa è capire in questo momento storico su quali temi si accelererà. Da parte nostra cercheremo di essere ancora più impulsivi nell'alzare il livello del dibattito politico e portare dei temi che secondo noi sono il vero motivo per cui questa amministrazione si deve battere. Cercare di dare impulso all'urbanistica in modo da poter rincorrere un miglioramento dei nostri edifici, dell'efficientamento energetico, essere vicino alle attività produttive. Ci immaginiamo che il sindaco e questa nuova squadra di governo coinvolga sempre di più il tavolo tecnico che già è nato con le piccole e medie imprese torresi, ascoltare il pericolo che è dietro l'angolo per le persone più fragili e meno abbienti a seguito del Covid. Questi sono i temi che noi ci aspettiamo vengano trattati, e qualora non fosse così saremo lì a proporlo in maniera precisa e puntuale. Chi farà parte di questa nuova maggioranza? È una bella domanda, per questo ci aspettiamo a breve, brevissimo, un consiglio comunale, così da poter capire dopo tutti questi giri di valzer chi è a sostegno di questo nuovo corso dell'amministrazione Palumba. E quali saranno invece i tempi per l'approvazione del bilancio? Al netto di eventuali rinvii dovute all'emergenza pandemica, i tempi sono il 31 marzo, ma non è tanto una questione nell'approvazione. Bisogna arrivare alla redazione di un documento che sia quello migliore possibile dato lo scenario che stiamo vivendo. Quindi siamo anche già in ritardo per programmare e ragionare, ma da prima abbiamo la necessità, come dicevo prima, di comprendere qual è la nuova squadra di governo, qual è la maggioranza in aula e su quali temi hanno trovato la quadra. E per quanto riguarda la situazione NU, ancora non è arrivata la nomina, cosa ci può dire? Che sicuramente è la madre di tutte le battaglie, è stata la madre delle battaglie in campagna elettorale, è la cartina tornasole di quello che è stata l'amministrazione fino adesso, dei tentativi di cambio rispetto al passato che però non hanno prodotto i risultati che la cittadinanza tutta si aspetta tuttora, perché siamo ancora indietro. Sicuramente l'impegno non è dei più facili, è chiaro che per il benessere della città di De Greco, che abbiamo a cuore, ci auguriamo si possa effettivamente trovare un miglioramento. Poi chi sarà non spetta a me indicarlo, né posso immaginare chi sia.